sono Margherita e ho tre fratelli, due mamme, tre gatti, un serpente, un riccio e un coniglio. E questa è la mia famiglia. Ora, la mia famiglia è, diciamo, normale, però è speciale perché ha due mamme lesbiche che sono state tra le prime lesbiche in Italia a fare una famiglia. Alla scuola materna i miei compagni di classe lo sapevano, anche i professori lo sapevano tutti, però non mi hanno mai chiesto nulla in realtà, cioè non si sono mai fatti nessun problema. Erano pure invidiosi alcuni perché avevo due mamme e loro solo una. No, un ostacolo mai con i coetanei. Gli adulti l'hanno sempre presa un po' peggio. Era la festa del papà e la maestra, ero in seconda elementare, penso in terza, la maestra ci aveva dato un compito che era disegna il tuo papà e io le avevo detto che un papà non ce l'avevo. E lei sapeva benissimo la mia situazione oltretutto. E lei mi ha risposto disegna il papà che vorresti avere. E io vabbè, non volevo avere nessun papà. Quando si sono scatenate un po' di polemiche anche perché essendo tra le prime due donne che hanno fatto dei figli, erano molto al centro dell'attenzione di tutti sull'argomento perché ci mettevano la faccia, diciamo, erano le uniche. Penso che il momento in cui mi sono accorta che non era proprio una cosa normale è stato quando hanno iniziato a commentarci la famiglia. Però non è che mi presento a qualcuno dicendo ciao, sono Margherita, ho due mamme. Nella mia vita non è che penso sempre a quello. Penso sono una persona, penso alle mie cose e poi sì, se entriamo nell'argomento penso ah, io ho due mamme. Io non la sento troppo come una cosa che mi differenzia dagli altri. Magari sì, per gli altri mi conoscono magari come quella lì che ha due mamme. Però io pensando a me non è che penso, ah, sono una con due mamme. Penso, boh, vabbè, sono Marghi, sono io. Per esempio sui social c'è molta più informazione. Adesso se io mi presento a una persona e viene fuori che ho due mamme, non è che tipo come quando avevo 8 anni io dicevo che non avevo il papà e loro mi dicevano ah mi dispiace è morto. Io no 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 no. È una cosa molto più normale. Quindi sì, c'è un po' più di informazione. Le persone che mi vengono a dire che ok, le coppie omosessuali, però i figli poi crescono storti con la mancanza della figura paterna. Io gli rispondo che possono venire a chiedermelo se mi manca una figura paterna o se ho dei problemi, dei disturbi specifici causati dall'omosessualità delle mie madri o dal fatto che non ho un padre o cose simili. Sono cresciuta così, quindi non mi sono mai chiesta, per esempio, perché gli altri hanno un padre o perché io no. Sì, loro, diciamo, hanno sempre cercato di spiegarmi più che altro come avevo fatto a nascere, perché arrivata a un certo punto della mia vita abbiamo fatto educazione sessuale a scuola e dalla mia ingenuità ho capito che c'era qualcosa che mancava nella mia nascita, che era lo sperma. Io ho sempre saputo in realtà il mio processo di nascita e non mi sono mai chiesta niente. Chi è la tua vera mamma? Non me lo dovete dire. A livello burocratico le mie madri erano abbastanza preoccupate fino a quando ci hanno registrati all'anagrafe. Diciamo che se la madre biologica di mio fratello, che non è biologicamente mio fratello, muore, se fosse morta 4 anni fa, prima che ci registrassero all'anagrafe come figli di entrambe, lui era adottabile, cioè potevano togliercelo e chi lo vedeva più. Sì, quando mi hanno spiegato sta cosa ero abbastanza preoccupata. Questa foto è super famosa in casa nostra. Siamo vestite uguali, se non l'avete notato, l'avete notato. Questa sono io e mia madre, Franci. Perché, questa è la clinica. Qua sono loro due riflesse nella clinica. Qua mi stavano facendo a me. Ecco, quella qua dietro, questa è mia madre Franci, molto giovane. E qua c'è la clinica. Ed è questa qui, che adesso è il consolato turco. Ora vi faccio vedere una foto in cui siamo tutti. È una delle uniche che abbiamo, mi sa. Siamo troppi. Questa è una foto in cui siamo al matrimonio. Ce l'hanno fatta subito prima che entrassimo nella sala. Questa sono io, Raffi, Giorgio, Antonio e Mary e Franci.